Più giovani, dicevamo prima, non a caso in realtà, perché la gioventù è molto importante anche per la gioventù scegliere lo sport giusto. E allora, dato che noi abbiamo i nostri infiltrati di KGG in giro per il territorio, così sembra tutta una cosa molto, molto seria, molto professionale, abbiamo deciso di chiamare un professore che in questo caso, secondo me, è come sempre il professore più amato di tutti, possiamo dire, il professore di scienze motorie e anche dirigente del WISP, che è Massimo Gasparetto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. È confermata questa cosa che il professore di scienze motorie è più amato? Corretto, okay. Tutto corretto, sì. No, volevamo capire se resta uno degli insegnanti più amati a scuola. Sì, di solito sì, diciamo che siamo insegnanti e molto spesso siamo quasi amici dei ragazzi. È vero, bene. Sai, quando c'è l'ora di educazione fisica, noi vogliamo bene a loro. Bello, solo io ho avuto quello che ci faceva fare le verifiche scritte sull'anatomia del corpo umano, ma quello è un altro discorso. Parliamo appunto con il professor Massimo Gasparetto di questa cosa importante, tra l'altro dirigente WISP. WISP è una praticamente una lega, a me viene da dire, in modo molto più grande, però vi occupate di sport proprio sport. A livello nazionale. Sport per tutti a livello nazionale, sì, quindi fare in modo che le persone possano muoversi da quando sono piccoli fino a quando sono molto vecchi, per tutta la vita, in modo più vario possibile. Ok. Ma noi ci stavamo chiedendo prima, come si può aiutare un bambino piuttosto che un ragazzo a scegliere, a capire qual è la disciplina sportiva migliore per lui? Beh, direi che la prima cosa, il primo consiglio che si può dare ad un genitore per fare in modo che i propri figli pratichino sport sia convincersi che sono i figli che fanno sport e non sono loro stessi. Ecco. L'abbandono sportivo, che è una delle piaghe un pochino del fenomeno sportivo, per cui i ragazzi iniziano prestissimo ma poi smettono anche prestissimo di fare sport, è legato all'eccesso di stress che molto spesso deriva un po' dai genitori super tifosi e a volte dagli allenatori che a volte sono un po' troppo esigenti finché i ragazzini sono ancora giovani nell'ottenere risultati. Cioè sono momenti fondamentali quelli per la crescita personale di un ragazzo. Certamente lo sport è fondamentale e per sport però dobbiamo tenerci bene a mente l'aspetto ludico, l'aspetto che i ragazzi, soprattutto quando i bambini sono piccoli, i ragazzini sono piccoli, che si divertono sempre, no? E quindi un genitore che vuole indirizzare il figlio a fare sport dovrebbe seguire le inclinazioni del ragazzo, non le proprie inclinazioni. Se io ero bravo a giocare a pallacanestro, non è detto che mio figlio amerà la pallacanestro. Quello è vero. Può darsi, ma non è detto. Non bisogna proiettare, esatto, quello che è il desiderio le personale, le aspirazioni certo. sui propri figli. Ma poi c'è un'età in cui si decide ed è meglio prendere e seguire uno sport solo, perché all'inizio se ne provano un po' di solito. Magari chi gioca a calcio prova a giocare anche a pallacanestro, nuoto, pallavolo e così via. C'è un momento in cui bisogna decidere. Però non credo ci sia una regola. L'importante è appunto incentivare, motivare, sostenere quelle che sono le scelte dei ragazzi. Okay. E intorno all'adolescenza, quando si può, nel periodo delle scuole superiori, quando si può, o anche prima, dipende poi dagli sport, perché ci sono degli sport dove si sceglie prima per ottenere risultati poi in età adulta, però la scelta viene fatta in età giovanile e va nella ginnastica artistica, nella ginnastica ritmica, in alcune discipline è bene che i ragazzini e le ragazzine inizino da molto giovani a fare un'attività anche importante, però la questione della qualità e dell'evitare l'eccesso di spinta alla prestazione è determinante in età giovanile, in età quasi preadolescenziale, così come anche poi quando i ragazzi hanno 14, 15, 16 anni e si inizia ad allenarsi in maniera intensa anche nei giochi sportivi, eccetera, allora è bene puntare di più alla prestazione quando certo. Si è quasi adulti. Insomma. Direi certo. Perfetto. Prof, grazie mille al prof Massimo Gasparetto. Si fa ancora il test di Cooper? Questa cosa ce la conferma? La settimana scorsa. Ecco. Io un po' avevo l'angoscia, il test di Cooper era una cosa che mi faceva venire, è il test di resistenza fondamentalmente, sì, no? 12 minuti di corsa, quanta strada si fa, però si può fare con vari approcci, no? Si può essere anche molto easy, uno ecco. Fa quello che riesce senza ammazzarsi. L'importante è muoversi, un pochino. L'importante è muoversi e anche da adulti è importante muoversi, perché l'Italia è uno dei paesi più sedentari ecco. In Europa, perché si smette di fare sport e non lo si fa più.
e dobbiamo fare attenzione a far sì che le persone si muovano anche da adulte e anche da anziani. Bene, 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 bene. Noi prendiamo, abbiamo preso appunti, spero anche tutti gli ascoltatori di Radio 2, quindi grazie mille di nuovo al prof Massimo Gasparetto, dirigente WISP ed insegnante di scienze motorie. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio.